C'è stata una promessa, e la promessa narrava che grazie ad internet avremmo avuto libero e gratuito accesso a miriadi di contenuti, film, serie, video, musica e tutto quello che ci può venire in mente. E poi? E poi venne la frammentazione. Amazon Prime, Netflix, Infinity, Sky, Disney Plus. E chi più ne ha più ne metta, e quella promessa si è rivelata forse falsa. Bentornati qui su Daily Cogito e quest'oggi vi propongo una chiacchierata con Paolo Cellammare di Cinefacts, che è un bellissimo sito e podcast che tratta di cinema, serie TV. Andate a seguirlo, iscrivetevi e adesso non perdiamo tempo e veniamo a noi, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e quest'oggi discuteremo della Streaming Wars con un esperto di serie TV, di cinema, Paolo. Ciao Paolo, ospite speciale. Ciao a tutti, sono emozionato di essere qui ospite del Daily Cogito. È bello che tu dica che sei qui ospite quando in realtà stiamo registrando dallo studio di Cinefacts, perché io ve lo dico, proprio oggi, a che ora esce? Esce dopo Daily Cogito, giusto? La mattina. Se volete su Cinefacts, sul podcast, troverete anche una chiacchierata un po' più lunga di questa insieme a Paolo e Teo, in cui abbiamo parlato di una montagna di cose, di serie TV, di film, di Emmy, insomma abbiamo aperto. Sì, sei stato ospite della nostra puntata settimanale, esatto. Quindi abbiamo sviscerato tutto quello che c'era da sviscerare. Esatto, quindi sotto, se riesco, vi metto il link, altrimenti ve lo metto in un commento, andate a recuperare anche quella, sono due orette di chiacchierata molto interessanti. Cinefacts. E così, sì, ovviamente il link del podcast lo trovate sicuramente sotto in descrizione. E così mi sono detto, vabbè Paolo, ma perché non facciamo una chiacchierata anche su Daily Cogito, visto che io volevo parlare proprio di questo fatto, ovvero della streaming wars, cioè quella tendenza delle piattaforme di streaming, Netflix, Disney Plus, a frammentare enormemente i contenuti e a creare un'offerta molto difficile nella quale orientarsi, perché come diceva David Foster Wallace in una bellissima pagina di Infinite Jest, peraltro con un fare profetico straordinario, lui nel 95-94 ha previsto che entro 20 anni, uno, avremmo avuto talmente tanta scelta di fronte da non riuscire più a scegliere, e qui mi viene in mente quell'angoscia, che in realtà è interessante, non ha ancora una parola particolare, potremmo anche coniarla, dello spaesamento che si trova di fronte all'immensa scelta di Netflix, di Apple TV, di Infinity, di quello che c'è, e che quindi spesso ci impedisce di fare delle scelte consapevoli, perché cosa scelgo quando c'è troppa scelta? E dall'altra parte, quella disattesa promessa dell'internet, che avrebbe messo a disposizione tutti i contenuti, quando in realtà dobbiamo pagare tanti soldi, tante piattaforme, tanti abbonamenti per avere una completezza dell'offerta. Quindi discutiamo un po' di questo. E cosa ne pensi tu? Cioè, nel senso, è una cosa buona questa frammentazione? Allora, intanto è vero che si è creato questo disagio di quel momento in cui dici, beh, ho un'ora libera, mi guardo qualcosa su Netflix, l'ora è passata e non hai ancora scelto cosa guardare. Sì. E quello è un problema. L'altro problema è quello che la streaming war è una vera e propria guerra combattuta a suon di esclusive, di contenuti esclusivi che ogni piattaforma sta cercando di comprare o di creare, quindi miliardi di dollari messi in campo per produrre contenuti con gli attori più in voga, gli autori, i registi, eccetera, che per carità, cioè, per quanto ci riguarda, noi come consumatori, la concorrenza è sempre una cosa buona perché porta magari a contenuti di qualità più elevata, però crea un'arma a doppio taglio, perché quando ci sono troppi contenuti di qualità elevata, io li voglio vedere tutti, non ho tempo, la mia lista di cose da vedere si allunga, e oggi dopo la chiacchierata che abbiamo avuto si è allungata ancora di più, il che mi crea ansia, un'ansia enorme, perché saprò che so già che non riuscirò a vedere tutto e che ci sarà sempre qualcuno che mi consiglierà quella serie o mi chiederà, hai visto quella tal serie? E dirò, no, non l'ho ancora vista, e lui mi risponderà,
cosa? Mettendomi ancora più a disagio. È così. Ci sono anche degli studi, e magari ne linko un paio sotto perché li ho letti recentemente, degli studi che per esempio dimostrano che una parte interessante dei disagi del consumatore oggigiorno derivano dal fatto che abbiamo veramente troppa scelta. Da un certo punto di vista, come hai detto tu, ben venga, perché un consumatore consapevole di fronte a molte scelte, a molte possibilità, comunque riuscirà in qualche modo a districarsi. Però se il consumatore non è esattamente consapevole, potrebbe venir preso da un'ansia e diventare vittima di questo nuovo sentimento che potrebbe essere l'angoscia streaming, mi viene. Cioè, non so, bisogna inventare qualcosa, qualche termine. Ma magari in America l'hanno anche già creato con... ho fatto una ricerca, non ho trovato parole. Si usano delle formule per dire che c'è un'ansia da streaming, un'ansia da scelta. Però non ho trovato una parola, se magari qualche ascoltatore ha qualche indizio in più può indicarcelo in un commento, ma... Ha preso piede il binge watching, ma non è ancora... Il lato oscuro delle piattaforme streaming non è ancora venuto a galla. Esatto, anche perché poi è interessante il fatto che oggigiorno la nostra cultura individuale è sempre più formata da questi prodotti di cultura di massa, sempre di più, e non solo serie e cinema, ma anche musica, anche YouTube, anche contenuti multimediali, e questa tanta scelta potrebbe trasformare l'utente in qualcosa che neanche l'utente ha scelto di diventare. Perché? Perché ormai è cominciato a introiettare dentro talmente tante informazioni, talmente tanti stimoli che però hai trovato casualmente, che ti trasformi nelle cose che hai visto però senza averle scelte. Questa cosa è interessante da discutere. Beh, però... YouTube comunque è un altro dei competitor, perché sta creando delle serie originali, ad esempio Cobra Kai che sembra, cioè sulla carta sembra una boiata, ma in realtà è un ottimo prodotto, ed è comunque anche per i contenuti prodotti dagli utenti di YouTube un competitor nei confronti del nostro tempo, perché a volte piuttosto che andarmi a spulciare il catalogo di Netflix e perdere quella mezz'ora solo di consultazione, vado su YouTube e trovo sempre qualcosa di interessante. Quindi c'è da considerare anche questo. Se poi una persona ha anche altri interessi, diventa veramente difficile. E la domanda quindi è: adesso che arriveranno in campo colossi come Apple con Apple TV Plus, Disney con Disney Plus. È sempre sto plus, ma alla fine più noi davvero vogliamo qualcosa di più o vogliamo qualcosa di meno ma di qualità più alta? Sì, sai, da questo punto di vista a me viene in mente, visto che la settimana scorsa ho tenuto la Spinoza Week, che è una settimana tematica qui su Daily Cogito dedicata a Spinoza diceva che tu per capire il mondo in realtà dovresti ripulire il tuo intelletto dalle informazioni superflue, quindi in realtà per capire meglio il mondo bisognerebbe avere un Disney minus, un Amazon minus. E questo è in realtà una cosa interessante, perché credo che sempre di più i contenuti comunque culturali sul web dovrebbero mirare non a moltiplicare l'offerta disponibile delle persone, ma a permettere alle persone di selezionare meglio quei contenuti, perché se è vero che noi siamo comunque il frutto delle informazioni che ci colpiscono, noi dobbiamo riuscire ad avere degli strumenti per selezionare meglio quelle informazioni, e invece siamo presi in questo marasma di contenuti, spesso li scegliamo senza sapere bene perché, e non sappiamo neanche bene poi perché ci piacciono, perché ci colpiscono, e di conseguenza spesso non sappiamo che quei contenuti ci hanno cambiati. E quindi più cose ci sono, più incasinati diventiamo. Invece stoicamente, filosoficamente, bisognerebbe avere un po' un minor quantitativo di informazioni per selezionare meglio le informazioni future. Ma questo nella società del consumo streaming forse è una vera utopia, perché altrimenti la macchina si fermerebbe in maniera devastante e forse irrimediabile. Però quello che mi viene da pensare è che noi, che siamo ora, io qualche anno più di te, però siamo cresciuti bene o male in un'infanzia in cui la TV selezionava per noi i contenuti, quindi chi decideva la programmazione televisiva, i canali erano molti meno di quelli di adesso, e c'era effettivamente un filtro, c'era una preselezione dei contenuti. Certo. Quando ti collegavi magari a vedere un programma contenitore di cartone animato, di quel che è, c'era una selezione. C'era il palinsesto. C'era un palinsesto che poteva essere fatto bene o male, ma che comunque sceglieva per te. Quindi non avevi tu la vera scelta, avevi una scelta limitata tra i canali, e siamo cresciuti così. E forse questo ci ha anche educato a scegliere
un certo tipo di contenuti con un certo tipo di qualità. Adesso i ragazzi e i giovani nati, insomma, negli ultimi decenni si ritrovano questa offerta incredibile, ma nessuno li ha educati nella scelta. E questa è una cosa che mi torna sempre in mente, e non riesco effettivamente a calarmi nella loro mente, nella loro vita quotidiana, nei confronti dei media, dei contenuti da scegliere, perché li rende distanti dalla mia educazione. Sì, no? Sì. Sì, credo, guarda, questo credo sia un punto veramente fondamentale, e io credo che bisogna assolutamente sempre di più dire a una persona che oggi ha 15 anni e guarda 13 Reasons Why, guarda Fleabag, guarda tutte queste serie, che tu devi utilizzare quel contenuto per capirti un po' meglio. Molto spesso la diseducazione alla scelta non è soltanto una diseducazione alla scelta, è una sottovalutazione di quello che stai vedendo. Cioè, quello che stai vedendo non è solo intrattenimento. Io questo ho cercato, visto, colgo l'occasione, ho cercato di dirlo fortissimamente nel libro Spinoza e Popcorn, che è un modo per dire al lettore, guarda che tu hai visto Breaking Bad, sappi che anche se non te ne sei reso conto, Breaking Bad ha colpito il tuo immaginario e ha cambiato il tuo modo di vedere il mondo. Se tu riesci ad analizzare Breaking Bad, e lo fai come? Con tutto il resto del materiale con cui sei entrato in contatto, con le altre serie, con il resto del cinema, con i libri che hai letto, se riesci ad analizzarlo capisci un po' meglio quello che sei diventato in relazione a Breaking Bad, a Game of Thrones, eccetera eccetera. Perciò da un lato c'è l'impossibilità spesso di selezionare, dall'altro lato c'è una grande inconsapevolezza dei modi con cui ciò di cui fruiamo ci trasforma. E questo è fondamentale, invece. Ma secondo te è veramente utile capire cosa ha cambiato in te una certa opera e perché l'ha fatto? O a volte una scelta oculata di un prodotto di qualità che ti influenza e ti cambia basta, anche se tu non capisci cosa ha cambiato e perché l'ha cambiato? Io credo che le due cose non siano separate. Tu fai una scelta oculata delle cose che vedrai in futuro perché hai messo in discussione il modo con cui ciò che hai visto in passato ti ha, non dico cambiato, però ti ha influenzato. Ovviamente, questo io lo dico sempre in Daily Cogito, tu quando ti chiedi ma cosa che ha fatto in me Game of Thrones, com'è che mi ha cambiato, tu non arriverai mai a dare una risposta. Ma il punto è, metti in discussione, cioè poniti la domanda e cerca di capire un po' i modi che ti hanno, i modi con cui sei stato emotivamente colpito, perché, quali sono i personaggi, cioè mettere in discussione quella cosa che non è solo intrattenimento, ma è parte della tua formazione. Peraltro, più giovane sei, più quella cosa ti ha formato, proprio perché più giovane sei, più sei vulnerabile, permeabile. E quindi è fondamentale fare questo. Ed è questo il motivo per cui bisognerebbe selezionare un po' di più i contenuti con cui entriamo in contatto. Io ho letto una statistica qualche mese fa che mostrava il cosiddetto rate drop di serie televisive fra gli adolescenti americani, che è altissimo, cioè una montagna di ragazzi. Dopo quanti episodi vengono mollate? Esatto, ma quanti ragazzi mollano delle serie iniziate, e cioè la stragrande maggioranza delle serie da parte degli adolescenti americani vengono iniziate, viste per, adesso non mi ricordo, una media del 20% di quelle che sono le stagioni iniziali, e poi lasciate. E io sono rimasto sbalordito perché si va oltre il 75% come si chiama? Drop rate. Questa cosa è problematica perché prima di tutto significa che le persone sono meno propense a investire del tempo nell'approfondimento di quello che fanno, di quello che vedono, e di conseguenza tu sei meno consapevole del modo con cui, cioè se io vedo 10 serie per due episodi, io non riesco più a capire come quella serie di episodi, che comunque ho visto e hanno incidentato, hanno avuto un'influenza sulla mia vita, come posso utilizzarli, ecco. Ecco, io credo che bisogna usare la cultura pop in questo senso, e diminuire l'incidenza casuale di informazioni che ci arrivano sarebbe un buon modo per farlo. Io ti faccio una domanda spicciola. Sì. Tu solitamente, per tua abitudine, dopo quanti episodi di una serie nuova decidi se continuarla o lasciarla? Allora, io ho un... Di solito non lascio le serie televisive. Cioè, anche se la prima puntata non mi è piaciuta,
E anche se la quarta puntata non mi è piaciuta, se la serie ovviamente non è di 24 puntate, che però ormai sono molto molto rare, di solito arrivo fino in fondo almeno alla prima stagione. Sono davvero poche le serie che ho lasciato, per esempio anche una serie, visto che ne abbiamo parlato nell'episodio di Cinefacts come Fleabag, io l'ho vista fino alla fine, anche se non mi ha convinto dall'inizio. Però l'ho vista fino alla fine, perché a me rompe le palle lasciare le cose là, ok? Perché voglio dire... ci investo, anche perché uno, le prime impressioni potrebbero essere sbagliate e il senso di quello che sto vedendo potrebbe essere nella totalità di quello che sto vedendo, ovviamente. E in secondo luogo perché quando inizio qualcosa voglio farci un investimento, e a meno che non sia una vaccata incredibile, di solito le porto almeno alla fine della stagione che ho iniziato. La prima stagione. Io invece ho un'abitudine probabilmente sbagliata, perché di solito a metà della prima stagione, quindi 4-5 episodi su serie, insomma, sì, da 8-10 episodi, 12, quindi 4-5 episodi decido se continuarlo o no. Per sì. esempio, tu hai citato nella puntata di Cinefax The Leftovers, che io ho mollato credo al quarto o quinto episodio perché proprio non la digerivo, e probabilmente ho sbagliato, perché magari è una di quelle serie che ha uno slow burn che poi è appagante verso il finale della stagione. Quello che al contrario mi succede è che se ho finito la prima stagione, magari quindi la serie mi ha convinto, la seconda stagione, anche se va in vacca, comunque la guardo, te la guardi tutta, tutta. Certo, perché ti sei creato l'aspettativa. Mi sono affezionato ai personaggi, investito già del tempo. Ti dico una cosa su The Leftovers che è divertente: è diventata la mia serie TV preferita in assoluto, è la serie che mi è piaciuta di più di tutte. Ho anche letto il libro da cui è tratta, però è meglio la serie del libro, secondo me, anche se la serie è stata scritta dall'autore del libro, però, quindi c'è questo elemento. Però la prima volta in cui ho visto The Leftovers è stata una di quelle che ho abbandonato alla puntata numero 4. Prima stagione, certo che ti capisco, io vidi la prima stagione quando uscì, appena uscita, e dopo la quarta puntata ho lasciato. Non è che la serie in sé per sé cambi, ha un elemento particolare. The Leftovers è una serie che va vista con il mood giusto, cioè ci vuole l'umore giusto. E non so descriverti bene questa cosa, però è come Delitto e Castigo di Dostoevsky. Se tu Delitto e Castigo lo leggi in un momento della tua vita particolare, magari in cui sei preso da altro, ti farà schifo, ma veramente lo rigetterai. Se lo leggi in un momento, nel momento giusto della tua vita, diventa il romanzo della tua esistenza. The Leftovers è più o meno così, è una serie che va vista in un momento molto riflessivo, molto particolare della propria vita, un momento in cui magari uno sta mettendo in discussione alcune cose di sé, delle relazioni che ha, e lì ti si apre un universo. Per me è stato così, infatti l'ho abbandonata quando è uscita la prima stagione. Poi è capitato che io abbia letto una recensione molto positiva della terza stagione, che è quella conclusiva perché sono 3 stagioni, ed era molto positiva. Ho detto: porca miseria, sai cosa, ci riprovo. E mi sono innamorato perché è una serie che secondo me è un capolavoro totale. Beh, questo fa parte proprio dell'educazione alla scelta, anche, esatto, no? alla fruizione. Sì, è così. Devi patentino di spettatore. Bello questo. Devi capire come quella cosa che stai guardando, o che stai ascoltando, o anche che stai giocando, si relaziona a te. E se hai questa finestrella aperta, che non deve essere, ripeto, tanti dicono: eh no, ma io voglio divertirmi quando guardo le cose. Non è questione di non divertirsi, è questione che devi lasciare una finestra aperta per stare allerta. Cioè, è come se tu dovessi avere sempre un po' di energie dedicate a cosa mi sta succedendo mentre succede quello che sto vedendo. Okay? Devi capire te stesso prima di capire quello che stai guardando. Sì, insieme. No, però effettivamente hai aperto un argomento interessante, che è quello del mood. Cioè, spesso quando vai a vedere un film, e il tuo mood influenza molto il giudizio che avrai di quel film. Infatti sì, ci sono molte persone che magari a cui consiglio un film e mi dicono di non averlo apprezzato, e capisco istantaneamente che non l'hanno apprezzato perché non sono entrati in quello spazio mentale che è adatto a vedere quel film lì. E magari prendi sul serio un film che non va assolutamente preso sul serio, oppure sei magari di un cattivo umore quando vedi un film che ha bisogno invece che tu abbia una certa apertura. Sì. Ci sono una serie di casi di questo tipo, ma penso che qui si aprirebbe un argomento sconfinato. Sì, ma mi viene in mente un esempio su tutti. Per esempio, uno dei film che secondo me è proprio
è polarizzante da questo punto di vista, perché o lo incontri nel momento giusto oppure niente, è silence di Scorsese, ok? Io conosco una persona che l'ha visto, un film che ho adorato, cioè uno dei miei preferiti di Scorsese, è un capolavoro incredibile, ne parlo in Spinoza e Popcorn, c'è un capitolo che fantastico. Parla anche di questo, ed è un film che io ho adorato. Un mio conoscente, che è un appassionato di cinema e con cui discutiamo molto spesso di cinema, l'ha visto all'uscita, ha detto non ho riconosciuto nulla di Scorsese, e io gli ho detto aspetta un po', l'ha rivisto un anno e qualche mese dopo, e io gliel'ho consigliato perché sapevo che lui stava passando un periodo in cui sarebbe stato giusto guardare quel film, e infatti ha detto cavolo, io mi sembra di aver visto un film diverso. Non ha visto un film diverso, era lui ad essere diverso, certo. Completamente diverso, cercava risposte diverse, aveva problemi diversi, e quel film è riuscito ad aprire una breccia in quel tipo di sensibilità che era quella di quel momento. Ed è questo che sta mancando, e la miriade di informazioni dello streaming odierno rischia di farci perdere questo. Dobbiamo stare allerta per questo. Visto che ora si parla sempre di questi algoritmi che scelgono per te, bisognerebbe creare un algoritmo. Diamo questo suggerimento a Netflix, a Apple, a Disney: create un algoritmo che ti chieda come ti senti oggi, che ti faccia delle domande per capire qual è il tuo mood, e poi mi consigli i film da vedere o le serie da vedere. Io credo che l'algoritmo lo faccia già, solo che sta imparando. Cioè io credo che l'algoritmo non può conoscere ancora il tuo mood. Sai che l'obiettivo è quello, però. Esatto, sai che tra lo sviluppo, le cose in sviluppo a livello tecnologico e che sicuramente saranno implementate nei prossimi decenni, c'è l'analisi in tempo reale dei tuoi equilibri chimici del cervello, in modo da regolarli in maniera costante, in modo da farti stare sempre bene, da evitare depressione, eccetera. E in quel senso lì, se loro riuscissero intanto a fare una rilevazione biochimica dei tuoi livelli cerebrali, saprebbero esattamente in che mood sei, e quindi consigliarti esattamente quello che fa al caso tuo. Lì si apre una questione abnorme su quanto l'equilibrio chimico sia l'unico concorrente nella formazione del nostro mood. Cioè è veramente una questione che non possiamo aprire qui, perché sennò cominciamo a fare un podcast di teologia contemporanea, non è il caso. Però sì, cioè, io credo che gli algoritmi, ma anche semplicemente la pubblicità, ha come obiettivo quello di intercettare il nostro mood, e noi ci troveremo sicuramente, già avviene in alcuni momenti, però domani ancora di più, ci troviamo già in un ambiente che cerca di indovinare il modo in cui ci sentiamo, e sulla base di quel guess allora ci propone quella cosa, quel prodotto, quel film, quella musica. Già l'algoritmo di Spotify si sta ponendo il problema di quale canzone proporti sulla base del mood che esprimi. E queste cose qua sono da un lato interessanti, perché significa che l'antropologia emotiva ha un grande percorso davanti di autoconoscenza di noi stessi. Dall'altro lato ti chiedi... riusciremo mai più a scegliere qualcosa? Cioè, quello che sceglierò sarà sempre sulla base di ciò che l'algoritmo ha letto di me? Oppure riusciremo ancora a valicare quel limite che l'algoritmo ci pone come il nostro parco desideri? E magari scopriremo qualcosa di nuovo? Non lo so. È un po' il discorso che si fa su... Non so, se tu vai su Amazon, e Amazon è uno degli algoritmi più interessanti, però se vai sui libri di Amazon, Amazon ti consiglia solo libri simili a quelli che hai già letto. Esatto. Okay. Quando entravi, limita la tua scelta, perché quando tu entri in una libreria, invece sei un bravo libraio, tu entri e gli dici: ah, guarda, mi è piaciuto La svastica sul sole di Philip K. Dick, cosa mi consigli? E lui magari ti dà dei consigli simili a quello, però ti dà anche dei consigli molto molto controintuitivi, ok? Ecco, io ho il timore che l'algoritmo non riuscirà mai ad arrivare a quel livello di controintuitività che ti permette di scoprire qualcosa di totalmente nuovo, inaspettato. E questo è il timore. Ed è per quello che, ribadisco, tutto quello che leggiamo, vediamo, ascoltiamo deve essere comunque vagliato criticamente da noi stessi. Cos'è successo, secondo me, dentro di me, mentre guardavo, ascoltavo, giocavo? Allora lì, se stai con questa finestra aperta, forse riesci a essere un po' meno vittima dell'algoritmo e riesci a cavalcarlo un po' di più. Ecco, questo è... Credo che sia questo l'obiettivo. Consumatori al punto consapevoli da poter al tempo stesso riconoscere nell'algoritmo delle cose utili, ma
sapere anche un po' cavalcare l'algoritmo, che è un po' come, sai, i filosofi antichi dicevano cavalcare la tigre, ok? Cioè certo. Cavalcare il caos. Oggi non dobbiamo più cavalcare la tigre, dobbiamo cavalcare l'algoritmo, l'algoritmo. Che è interessante. Beh, in effetti credo che vincerà la streaming war proprio chi saprà adattare l'algoritmo non solo ai gusti del pubblico, non solo offrire contenuti di qualità al pubblico, ma far sì che il pubblico si educhi attraverso l'algoritmo e sia appagato dall'offerta di quella piattaforma. È la mia speranza. E lì non ti so dare una previsione, perché mi sembra che da un lato il pubblico sia molto pigro e quindi, essendo molto pigro, non abbia voglia di porsi quel problema lì. E dall'altro lato io essendo comunque un ottimista razionale, dico: spero che le persone abbiano sempre quella porticina aperta, non tutti, ma una buona parte delle persone ce l'abbiano, e che riusciamo a fermarci prima che gli algoritmi comincino a dettare quello che dobbiamo vedere e fare. Non lo so come finirà, non lo so. Se dovesse finire male, la cosa interessante, sai qual è? È che non ce ne renderemo conto, perché saremo all'interno di un ambiente in cui ci sentiremo soddisfatti di tutto quello che abbiamo all'interno e non riusciremo più a vedere nulla all'esterno. Però, visto, siamo finiti a parlare di quelle cose incredibili che non avevamo neanche pensato prima. Però volevo farti una domanda. Vai. molto più terra terra. Secondo te, visto che parliamo di streaming war, chi è che la potrebbe vincere sulla base di quello che vediamo oggi fra Amazon Prime, Netflix e la ventura Disney Plus, per quanto ne sappiamo? Questa è una bella domanda. Cioè, da un lato abbiamo Netflix, che ormai è affermatissima, è diventato sinonimo di streaming. Dall'altro abbiamo Amazon, che è un colosso e che comunque ha un'offerta di qualità che però risulta al pubblico quasi come se fosse gratis, perché la maggior parte delle persone aveva già prima Amazon Prime per usare Amazon e non certo. pagare le spedizioni, si ritrova un servizio in più, lo vede quasi come un regalo, che in realtà non è. E Disney invece, che ha acquistato praticamente tutto, cioè diciamo è a livello di produzioni hollywoodiane, ha la possibilità di avere un catalogo sterminato e una potenza di fuoco allucinante, soprattutto su prodotti per famiglie e di largo consumo. Quindi abbiamo un'offerta di Disney che inizia con un costo abbordabile e che è molto pop, mm-hmm. diciamo così, certo, però anche molto poco controversa. Sì. In un campo televisivo dove i gusti del pubblico si sono raffinati molto negli ultimi anni, questa cosa non è da sottovalutare, quindi secondo me è un fattore di rischio di Disney. Netflix, che offre fin troppi contenuti, spesso non soddisfacenti. Amazon forse potrebbe essere la scelta meno, diciamo, su cui meno persone scommetterebbero, che però in realtà ha davvero delle carte in regola notevoli, anche considerando il fatto che Jeff Bezos di base strategicamente ha sempre puntato sul silenzio, sul lavorare, diciamo, lavorare in sordina, mm-hmm. e poi sparare fuori le carte grosse, al contrario di altri che già fanno tanti annunci, che creano tanta hype. Jeff Bezos l'ha già fatto con Blue Origin e con altri suoi progetti. Lavora in sordina, costruisce grandi cose e poi le presenta al pubblico quando sente che sono pronte. Sì, è stato anche il successo di Alexa e di altri progetti è vero. Hanno avuto. Quindi, non so chi vincerà, ma non sottovaluterei Amazon. No, e inoltre, sono... poi non dimentichiamo che ci sono anche altri competitor come HBO Max. Certo. E altri. Ma Sony, io sento, guarda, prima o poi in campo, io ho una, non so, la percezione poi è perché le più belle serie che ho visto negli ultimi anni le ho viste su Amazon Prime Video, non c'è nulla da fare. Vabbè, su Daily Cogito ne ho già parlato, di Petre, ho già parlato di Miss Maisel, ho già parlato di tante. Però mi sembra che la qualità delle produzioni originali di Amazon sia assolutamente incomparabile a quella di Netflix, e poi non sappiamo quelle di Disney Plus, perché ripeto, le produzioni originali sono già state un po' annunciate, però poi dovremo testarle con mano una volta. E c'è poi anche Apple TV Plus. Apple TV, che però è appena iniziata, anche lì facciamo fatica a valutare. Io dico, sul materiale che abbiamo da valutare, secondo me c'è un vantaggio enorme di Amazon, cioè che la qualità alla fine dei conti vince sulla quantità, sul lungo periodo.
e soprattutto quando il pubblico matura un po' di più. Quindi ho questa sensazione che Netflix, in qualche modo, se non cambia registro, se non comincia a diminuire magari il numero delle produzioni, magari investendo di più sulle produzioni a cui tiene, rischia veramente di traballare, non lo so, questa, cioè, per esempio, io, a parte Glow e un altro paio di produzioni, Mindhunter sì, e anche come si chiama quello su una bomber, non è Mindhunter, vabbè, la serie su una bomber, guardala, meravigliosa. A parte alcune produzioni, io trovo che ci sia veramente poco di memorabile, e anche lì però passa quello che dicevamo prima, ed è il motivo per cui spero che vinca la qualità sulla quantità, perché con la qualità tu hai meno informazioni che ti creano confusione, però hai più strumenti e anche una maggiore bellezza artistica che ti danno modo di mettere in discussione certe cose. Da questo punto di vista, lo so che dirò magari quella che sembra una semplificazione, ma mi sembra che Amazon sia dei buoni e Netflix dei cattivi in quello che abbiamo detto non prima. Non lo so, però Netflix ha un aspetto da non sottovalutare, che è la diversità dell'offerta. Ci sono prodotti che vengono veramente da tutto il mondo, produzioni giapponesi, sudamericane, questo spagnole. Questo è vero. E questa cosa, in un'epoca di globalizzazione, avere una finestra sulla cultura di altri paesi, sia per chi magari è lontano dal proprio paese, ma soprattutto per chi vede quel paese come una cosa lontana, non è da sottovalutare. Io ho apprezzato molto, ad esempio, alcune serie giapponesi, molto giapponesi, alcuni film indiani, molto indiani. Certo. O anche serie come Narcos, che è diventato un fenomeno, è vero. Non sarà di qualità eccezionale, però ha dei punti di forza, ma soprattutto il punto di forza che ti racconta la Colombia in colombiano, spagnolo-colombiano. Quindi questo, secondo me, è il vero punto di forza di Netflix. Ah, questo è interessante. Su questo cui è interessante. Stanno effettivamente puntando, non è una cosa che stanno tralasciando. È vero. La maggior diversità proprio da un punto di vista di offerta culturale, questo potrebbe essere un punto di forza. E secondo me cavalcheranno molto quest'onda nel futuro ancora di più. Poi chiaramente si spera che lo facciano con produzioni di qualità. Di qualità, sì, questa è la speranza. Devo dire che questo è un punto di vista interessante. Non so, magari voi con un commento potete dirci cosa ne pensate a riguardo. Cosa guardate più? Amazon, Netflix, Disney Plus? No, non potete ancora. E noi non potremo fino al 2020, se non sbaglio. E non so, magari diteci cosa ne pensate su questa diatriba che è aperta e che coinvolge tutti noi appassionati di cultura di massa. E cosa posso dire? Posso dire che pensavo sarebbe stata una chiacchierata molto leggera, molto 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 all'acqua di rose. In realtà siamo andati a toccare veramente degli argomenti molto molto delicati. Spero che sia stata interessante. Grazie Paolo per aver portato questo contributo su Daily Cogito. Grazie a te, anche perché poi comunque abbiamo avuto tempo di cazzeggiare abbondantemente sulla puntata di Cinefax. Hai visto, quindi... ti sei accorto della differenza di registro fra l'una e l'altra? Cioè qua abbiamo cominciato a lucubrare sulle cose filosofiche, sembravamo quasi persone serie. Se invece andate ad ascoltare la puntata su Cinefax, allora vi farete un'idea completamente diversa. Anche questa è diversità di contenuti. Esatto. Ed è assolutamente un tesoro prezioso da mantenere. Quindi seguite il podcast di Paolo e Teo, Cinefacts, lo trovate sotto in descrizione. Grazie di nuovo Paolo per questa chiacchierata. Grazie a te, io continuerò a seguirti e poi ti darò il feedback sul libro Spinoza e Popcorn che mi hai regalato. Bravo, grazie mille. Bravo, mi raccomando. Sono super curioso di leggerlo. Dai, sono contento di sentire cosa ne pensi. Ovviamente sono curioso di sentire cosa ne pensate anche voi, e vi ricordo che uscirà in tutte le librerie il 1 ottobre. Sotto c'è il link per il preordine, ma insomma poi da martedì potrete andare ad accattarvelo in qualsiasi libreria d'Italia. Grazie a tutti gli ascoltatori, mi raccomando, condividete, diffondete, sapete cosa fare, lasciate recensioni eccetera eccetera, e noi ci risentiamo domani con il nuovo Daily Cogito. E non dimenticate mai che non è tutto noia quello che annoia. Niente, Paolo non ha studiato, ragazzi, Paolo non ha studiato, non è tutto noia ciò che pensa. Ma lo sapevo. Sì, dicono tutti così. Ciao a tutti, buona giornata.